Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui con un video che pensate un po' ragazzi, non è né post partita né live reaction, incredibile, incredibile, alcuni di voi si staranno chiedendo sicuramente, ma Giovanni, ma com'è possibile? Tu fai solo quello? E no, no, perché questa qui è la terza puntata di Top e Flop Lazio, dove ovviamente perculeremo la nostra squadra. Ah, già. Sigla. Cellulare in mano. Ragazzi, vi ricordo che domani sarò all'Olimpico per Lazio-Torino. Molti di voi mi stanno chiedendo sotto ai video in continuazione: domani vieni all'Olimpico, in che settore stai? Ragazzi, se volete sapere in che settore starò domani, mi dovete seguire su Instagram perché pubblicherò la foto del biglietto questa sera. Quindi mi dovete seguire su Instagram giovanni.nanni71, altrimenti vi lascio il link in descrizione sotto il link della pagina Facebook Top e Flop Lazio. E adesso andiamo a leggere un pochino di memes o articoli o sondaggi di questa pagina che ogni giorno mi fa morire dalle risate. 3, 2, 1, via. No, per la registrazione dello schermo, non pensate. Allora, oh, leggiamo subito un articolo molto interessante che io ancora non ho letto, però il titolo mi ispira. Le 5 partite più brutte di Apolloni Massol Lazio. Prima di leggere l'articolo, provo ad indovinare. Beh, ci sarà sicuramente il 5-1 contro il Milan del 2007, tra l'altro ero pure allo stadio, mamma mia, la partita più brutta che io abbia mai visto allo stadio della Lazio. 5-1 con Ambrosini che segnò da centrocampo. Però insomma ce ne sono così tante di partite orrende, ce ne sono state così tante in questi anni. Lazio-Catania 0-1 del 2010, l'ultima panchina di Ballardini prima dell'arrivo di Santè di Reia da Gorizia, con gol di Maxi Lopez. Devo essere onesto, non ricordo la partita. Cioè, ricordo il risultato ma non ricordo la partita. E questo dice molto, questo spiega molto se era stata davvero una partita brutta. Con Lazio terz'ultima e retrocessa in caso i giochi fossero terminati in quel momento. A fare ancora più male è che l'allenatore del Catania era un certo Sinisa Mihajlovic. Io sinceramente ricordo pochissimo della stagione di Ballardini e Reia. Ricordo soltanto la Supercoppa italiana a inizio anno e il derby di ritorno che perdemmo per ragioni ignote. Chievo-Lazio 4-0, questo lo ricordo, questo molto recente. La seconda di campionato con Pioli, il secondo anno di Pioli, con il Chievo che si trasformò nel Real Madrid dell'Italia. Ricordo, stavo. Dove sta? Stavo a Castiglione da un mio amico, vedemmo la partita su Sky Go. Vabbè. Siena-Lazio 4-0, mamma mia ragazzi, in questi ultimi anni veramente abbiamo giocato delle partite inguardabili. Siena-Lazio 4-0 con Reia, mi ricordo Siena-Lazio 4-0, stavo a sciare, stavo in montagna visto che erano i primi giorni di gennaio, credo. Sì, erano i primi giorni di gennaio, vidi la partita con mio padre su Roca Diretta, aprimmo sull'1-0, quindi stavamo già perdendo 1-0, noi quell'anno facemmo molte rimonte, no? Quindi eravamo speranzosi, facemmo la rimonta a Cesena, la rimonta a Firenze, la rimonta del derby d'andata, la rimonta al ritorno contro Cesena da 2-0 a 3-2, la rimonta a Lecce, insomma molte rimonte, questa mi sa che non la rimontammo. Segnò tipo Calaiò due gol sul rigore, venne espulso Bizzarri, entrò Carrizzo, mi ricordo benissimo con Marchetti infortunato, me la ricordo quella partita, poi destro di testa, non di destro, di testa. Palermo-Lazio 5-1 di qualche settimana dopo, anche questa la ricordo, giocò al faro titolare tipo, con Klose infortunato, mamma mia, quell'anno veramente perdemmo delle partite bruttissime, perdemmo anche a Parma 3-1 con Giovinco che si trasformò nel Messi italiano. Segnò Kozak, sì. Lazio prese a pallonate, va sotto 5-0, ci pensa Kozak a segnare il gol della bandiera. Che momenti, davvero, che momenti. E poi Lazio Sparta Praga 0-3 di 2 anni fa. Uscimmo agli ottavi di finale, pareggiammo tra l'altro all'andata 1-1, quindi buttammo al vento la qualificazione così in un primo tempo inguardabile, in un primo tempo inspiegabile, sotto di 3 gol con Biscevaz in difesa.
Il sondaggio, un attimo di serietà. Chi meritava il pallone d'oro? 3% Modric, 97% Di Gennaro, tra cui il sottoscritto che ha votato Di Gennaro, perché ragazzi, cioè, davanti a un sondaggio del genere non ci sono dubbi. Altro che tocco di suola, tocco di f***a. Lutito, che dice a inizio anno: Simone, hai una squadra che vale 10 volte le altre. Sì, a subbuteo. Tra l'altro non l'ho mai ripresa nella mia live reaction. A Lazio-Torino riprenderò il momento. Riprenderò il momento dei sti cazzi! Quest'articolo voglio leggervelo. Gli anti-laziali e come trovarli e come scovarli. Raramente si trovano al di fuori dei social. Di base, gli anti-laziali vivono sui social network, lo so, è veramente difficile incontrarne uno nella vita reale, figuriamoci allo stadio. La loro somiglianza fisica con il tifoso laziale rende però complicato il riconoscimento dal solo aspetto esteriore. Probabilmente qualche temerario avrà provato l'ebbrezza di una Tribuna Tevere in promozione a 10 euro, ma parliamo di poche eccezioni. Preferiscono di gran lunga divano e smartphone, dal quale far sapere a tutti quanto Marusic ci sia scarso. Non escono se la Lazio vince. Questo è il primo vero elemento distintivo tra laziale e antilaziale. Generalmente il laziale è felice della vittoria, sofferta o meno che sia. Non esita quindi a mostrarsi entusiasta di un evento che ad oggi facciamo fatica a ricordare. Questo articolo scritto prima ovviamente del ritorno alla vittoria contro Cagliari. 32 giorni di astinenza da un successo hanno causato una proliferazione generale di antilaziali che invece non si palesano quando le cose vanno bene, svuotando in poche ore tutte le piattaforme web. Il pareggio il più delle volte li rende interdetti sul da farsi, ma dopo un intero mese senza i 3 punti sembrano aver sdoganato anche questo risultato. Si improvvisano allenatori, dirigenti e presidenti, ma questo non ho bisogno di leggerlo. L'antilaziale invece tende a distruggere. Sono nostalgici. Tendenzialmente l'antilaziale non fa che ricordare i fasti passati, non per forza anni migliori. Persino Mutarelli e Mudingai sono rimpianti al cospetto degli svogliati Milinkovic e Luis Alberto. E a loro volta gli stessi due mediani ai tempi dei Rossi non potevano che allacciare le scarpe a Liverani e Gianni Kedda. Per poi continuare. Il più delle volte però propendono nel rammentare la Lazio del 2000. Attenzione, sono facilmente riconoscibili perché se interpellati sugli anni in B rispondono che si stava meglio quando si stava peggio. Questo articolo è scritto molto bene, devo fare i complimenti a quelli della redazione. Pretendono, nonostante non vadano allo stadio, si nascondano ad ogni vittoria della Lazio, siano essi stessi calciatori, allenatori e dirigenti migliori di quelli attuali, gli antilaziali pretendono di vincere ogni partita. Quello che vi dissi dopo Lazio-Milan, pretendono il salto di qualità e giocatori da Real Madrid prima di tornare ad essere laziali. Il loro antitifo può essere guarito solo da una grande Lazio, una Lazio capace di far sognare. NB utilizzano spesso la parola sognare, generalmente vicino all'otito. E vabbè, poi potete continuare voi, ragazzi. Vi lascio il link della pagina in descrizione, ovviamente, vicino al link del mio account Instagram. Lei sarà titolare nella prossima partita. Sono Acerbi, veda un po' lei. Cosa vorresti per Natale? Un unicorno. Sì, realistico. Ah, un esterno destro per gennaio. Di che colore l'unicorno? Perché un esterno destro per gennaio è un sogno, anzi, ma neanche un sogno. Che cosa vorrei io per Natale? Un albero di Natale. Adesso vi faccio vedere perché. Mamma, posso far sapere ai miei iscritti che albero di Natale ho? Grazie. Questo, secondo voi, è un albero o un cespuglio? Noi, in famiglia Stramacci, lo chiamiamo cespuglio di Natale. È un cespuglio di Natale. Ho detto che Stracoscia non ha fatto neanche una parata? Sì, l'ho detto. Questa è fantastico la scelta delle espressioni, no? La scelta delle facce. Colui, ho detto che Stracoscia non ha fatto neanche una parata? Sì, l'ho detto. L'ho detto. Fantastico la faccia di Inzaghi. Meravigliosa. Però, voglio dire,
una cosa che ripeto anche io molto spesso, che stracoscia, non, alcune volte veramente non, è completamente inutile, non tirano mai in porta gli altri. A Bologna stracoscia non ha fatto neanche una parata. Spiace il One, bella questa. Oh, sondaggio anche per voi iscritti, ma a voi spaventa di più il retropassaggio di Wallace a Stracoscia o il passaggio di Stracoscia a Wallace? Questo è difficile. Forse il retropassaggio di Wallace a Stracoscia, perché uno che... Basta pensare al passaggio di Wallace a Benassi. La grande finta di Lulic. C'è sempre. Lulic fa sempre questa finta, dove rientra sul destro, e gli avversari ci cascano sempre, sembra Robben. Cioè Lulic con questa finta sembra Robben che si accentra sul sinistro. Vabbè ragazzi, io qui ho finito. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi rallegrato, ecco. Vi consiglio vivamente di seguire questa pagina Facebook, se avete Facebook, altrimenti seguite Laziocrazia, che è gestita dagli stessi. E vi invito ovviamente anche a iscrivervi al mio canale. Vi invito a iscrivervi al mio canale, se per caso non l'avete ancora fatto, mettete un like, seguitemi su Instagram se volete sapere i cazzi miei, soprattutto in che settore andrò domani. E niente, noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi!